Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Come potete vedere dallo sfondo alle mie spalle, non sono a casa mia, sono ancora in Portogallo, sono nella casa vacanza e volevo fare questo video per condividere con voi gli acquisti che ho fatto qui. Si tratta di piccole cose, di souvenir più che altro perché sono in aereo, quindi non potevo riempirmi la valigia di cose. E quindi si tratta più che altro di cosette piccoline, però mi faceva comunque piacere condividerle qui sul canale. Vi posso dire che mi sono dovuta trattenere molto proprio per questioni di spazio, ma avrei veramente comprato il mondo perché qui mi piace tutto, tutto quello che vedo me lo comprerei volentieri perché mi piace tantissimo. Però insomma, ho dovuto fare delle scelte. Qui c'è un piccolo sacchettino che è pieno di souvenir. E poi c'è una cosa che invece sto già utilizzando proprio per la vacanza. Adesso vi faccio vedere tutto comunque. Io partirei dai souvenir, quelli un pochino più piccoli. Ho preso sia per mia mamma che per la zia del mio compagno due mattonelline così che sono in realtà calamite per il frigo. Queste mattonelle sono proprio tipiche, qui in Portogallo le vedete ovunque, ci sono veramente un sacco di mattonelle di questo genere, ci sono i sottopentola, i sottobicchieri, poi c'è proprio la mattonella, quella classica che poi vi farò vedere. Insomma, anche le case, le facciate delle case, l'esterno, ci sono queste mattonelle che le ricoprono, quindi è proprio una cosa tipica e caratteristica. Questa ha la scritta Portogallo in fondo e ha le quattro tipologie di mattonelle, quindi è una cosa molto carina. Ho pensato che sicuramente può piacere perché è una calamita da frigo, quindi è una cosa piccolina e poi è proprio tipica. Quindi queste sono le prime due cose che ho comprato. Invece per me, per il mio frigo, perché anch'io colleziono calamite da frigo, poi vi farò un video, ve le farò vedere tutte, ho preso questa. Questo è il simbolo del Portogallo, è una cosa particolare. Questo è il gallo di Bracelos, spero si pronunci in questo modo. E praticamente c'è una leggenda dietro a questo gallo. Si racconta che in antichità un viandante era stato ingiustamente accusato da un ricco signore di aver rubato dell'argento, di aver rubato comunque delle cose preziose, quando in realtà era innocente. Lui è andato da questo signore per spiegare che non aveva fatto nulla e ha detto: "Io sono innocente, quanto è vero che quel gallo", era un gallo ovviamente che si trovava lì vicino, "si metterà a cantare all'improvviso", e sembra che questo gallo si sia messo a cantare a squarciagola e quindi è diventata un po' la leggenda del Portogallo. A me comunque, al di là della leggenda, mi piaceva tantissimo questo galletto così e quindi ho pensato che sul mio frigo ci sta benissimo. Poi per mia cognata ho preso una cosa simile, sempre un gallo per il frigo che adesso vi faccio vedere. È leggermente diverso, però è molto simile in realtà. È un pochino più piccolo, è leggermente più bombato, forse non lo vedete dalla telecamera, però è leggermente più bombato. E ha questi colori qui, questo bordo bianco, invece il mio non ha il bordo bianco. Vedete, c'è una leggera differenza, ma sono molto simili. E questi sono dei regalini, diciamo, proprio dei piccoli pensierini. Poi ho preso delle mattonelle, questa che è stupenda. Questa qua che ho preso per mia suocera, questa è una mattonella, è proprio tipica di qua. Voi queste le vedete addirittura sulle facciate delle case, come vi dicevo prima. C'è il centro che è rappresentato appunto dal gallo perché è il simbolo, quindi ho voluto prenderle una mattonella che potesse anche andare a simboleggiare proprio il Portogallo e poi c'è tutto il contorno fatto in questo modo e a me piaceva veramente tantissimo. Poi invece ho preso una mattonella per me che credo appenderò, cioè troverò il modo comunque di incorniciarla e di appenderla con la scritta Portogallo al centro e poi tutte le tipologie di piastrelle che potete trovare qui. Quindi praticamente in una piastrella ci sono quasi tutte perché vedete che in piccolino sono riportate e sono veramente carine, a me piaceva tantissimo. Come vi dicevo, cercherò in qualche modo di incorniciarle e di appendermela perché credo che sia veramente molto molto caratteristica e tipica. Poi ho preso una cartolina che però è particolare perché è di sughero. C'è scritto Algarve, che è il posto in cui siamo noi, c'è il gallo ovviamente perché è il simbolo. E poi vedete che viene un po' ripresa, diciamo, tutta quella fantasia di mattonelle con questi simboli, questi disegni fatti così. E questa è proprio una tipica cartolina, si può anche spedire, però io l'ho presa per ricordo, quindi ovviamente non la spedirò. Però mi piaceva perché è di sughero, quindi un po' particolare. E adesso
adesso il pezzo forte, questa borsetta. Ho preso questa borsetta che è fatta proprio qui in Portogallo, è una cosa tipica, è un materiale che sembra sughero ma è molto liscio, molto morbido, quindi è veramente particolare. C'è questo fiorellino, ora io credo che la luce sia un po' falsata perché in realtà qui è giallo, è più scuro. Questo fiorellino è giallo come la parte sopra, e poi questa parte qui invece è sughero un po' più chiaro, col sughero più grezzo, diciamo. Ha la sua taschina esterna e poi c'è ovviamente la cerniera qua in cima. È una borsetta piccola con la sua tracolla, ovviamente. Io la utilizzo già adesso che sono ancora qui perché ci metto il cellulare, ci metto i fazzolettini, ci metto il portafoglio, insomma, quelle due o tre cose che mi porto quando andiamo in giro ed è veramente comodissima, mi piace tantissimo. Questi sono i miei acquisti, come vedete sono poche cose perché, come vi ho detto all'inizio, ho solo il bagaglio a mano e non posso riempire la valigia di regali, però avrei comprato molto di più. Comunque, anche se sono poche, mi faceva piacere mostrarvele. Fatemi sapere nei commenti cosa vi è piaciuto di più di quello che vi ho fatto vedere. Io, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.